caro Don Giacomo, sono molto lieta di avere il compito e l'onore di iniziare questa serie di videomessaggi, in quanto come 25 anni fa, in qualità allora di presidente dell'asilo infantile, le ho rivolto un deferente e caloroso benvenuto a nome della comunità di Torrazza Coste. Con gli stessi sentimenti, anche oggi sono felice di poterla nuovamente festeggiare. Nel corso di questi anni, tutti abbiamo avuto bisogno del suo aiuto spirituale e della sua disponibilità, le famiglie, gli anziani, i giovani, i bambini, per imparare a vivere seguendo gli insegnamenti di Cristo. Lei, Don Giacomo, vivendo accanto a noi e per noi, ha saputo ascoltare i nostri problemi, condividere le nostre gioie, consigliarci nei dubbi ed indirizzarci sempre sulla via che conduce a Dio. Noi tutti, grati perché Gesù nella sua bontà ha voluto privilegiare la nostra parrocchia mandando lei ad essere il nostro buon pastore, le formuliamo, auspice la Beata Vergine del Carmelo, i più devoti filiali auguri di un sereno, proficuo ed ancora lungo lavoro nella nostra comunità parrocchiale. Grazie Don Giacomo. Bene, carissimo Don Giacomo, voglio anch'io essere presente con questo mio saluto, che è anzitutto un ringraziamento al Signore per questi 25 anni di ministero in questa comunità parrocchiale. È un dono poter esercitare il ministero per un tempo così lungo, poi sentiamo proprio la misericordia di Dio che raggiunge te e poi attraverso di te ha raggiunto tutte le persone che hai incontrato. Penso a quante persone hanno potuto avere il conforto della celebrazione dei sacramenti, penso a quante persone sono cresciute insieme a te, accompagnate dalla tua fede, quante persone tu hai accompagnato a quell'incontro ultimo, quello che ci attende tutti, dove un giorno poi la nostra comunione nei cieli potrà essere ancora più piena. E gratitudine a Dio questa ricorrenza per il suo amore appunto misericordioso per noi, e gratitudine anche a te per la tua disponibilità, la docilità e il tuo servizio. Possa il Signore ancora concederti molto tempo da vivere nel servizio alla Chiesa, testimoniando la tua fede nel Signore risorto. A nome mio personale, di tutta l'amministrazione comunale, le rivolgo Don Giacomo, nel 25esimo anno del suo mandato pastorale a Torrazza Coste, innanzitutto un sentito e doveroso grazie, ma vorrei anche esternare la profonda stima e gratitudine per l'impegno spirituale profuso a favore della nostra comunità. È difficile elencare i tratti più essenziali del suo impegno pastorale. Sono convinto che il suo esempio è sicuramente il risultato di un'esperienza di vita vissuta, ricchissimi di valori spirituali, capace di stimolare la preghiera, la vicinanza a Dio e la comprensione per il prossimo, sia per i giovani che per gli anziani. Noi amministratori la ringraziamo per la collaborazione che puntualmente ci regala e offre al sottoscritto un'indelebile immagine di ammirazione per la concretezza che si deve avere quando si esercita un ruolo di responsabilità nei confronti della comunità. L'augurio che sento di rivolgerle è che possa ancora continuare per molto tempo questo percorso. Thank you.
all'orizzonte una grande luce, viaggia nella storia e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria, illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità. Mille strade arriviamo a Roma, sui passi della fede, sentiamo l'eco della parola che risuona ancora da queste mura, da questo cielo, per il mondo intero. È vivo oggi l'uomo vero, Cristo tra noi. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una. Emmanuel, 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 Emmanuel. Dalla città di chi ha versato il sangue per amore ed ha cambiato il vecchio mondo, vogliamo ripartire. Seguendo Cristo insieme a Pietro rinasce in noi la fede, parola viva che ci rinnova e cresce in noi. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Giacomo, auguri per questi 25 anni di permanenza a Torrazza Coste. L'ha detto anche lei prima alla messa, chissà quante persone ha visto nascere, ha battezzato, chissà quante persone ha visto giovani, ha visto crescere, quante persone anche ha accompagnato purtroppo al Camposanto. E questo significa essere padre di una comunità, padre, e Don Giacomo è padre non solo per questo, ma è padre anche perché sa valorizzare i talenti dei suoi collaboratori. È il padre della comunità di Torrazza Costa da 25 anni e quindi cosa dire? Diciamo che auguri Don Giacomo, che il Signore la benedica, la protegga e che il tempo le possa dare la possibilità per un ministero ancora futuro. Siamo Michele e Maria, volevamo appunto approfittare dell'occasione in questa ricorrenza del 25esimo anniversario dell'ingresso di Don Giacomo qui a Torrazza Coste, mentre appunto ringraziamo il Signore, lo preghiamo anche perché possa mantenercelo e tenercelo ancora per tantissimi anni. Per tantissimi anni, sì. Perché visto quello che ha fatto, il dono che è stato, insomma i frutti che ha portato, la sua presenza qui in mezzo a noi, così diciamo fare il suo servizio ancora sacerdotale in mezzo a noi e che ci aiuti a crescere ancora insieme a tutti quanti. Perché abbiamo visto come è stato proficuo la sua presenza, è stato un dono la sua presenza e speriamo appunto che la sia ancora per tantissimi anni in avanti. Caro Don Giacomo, in occasione di questo importante anniversario sono lieto di esprimere la mia gratitudine perché vedo in lei il religioso esemplare ma molto vicino alla gente, l'amico di cui fidarmi e ottenere buoni consigli, l'uomo generoso e disponibile a cui chiedere di tutto, tranne ovviamente dove trova i funghi. Pertanto, a nome mio e del gruppo Leymar, che lei ha sempre aiutato, sinceri auguri di lunga vita, serena e santa. Grazie Don, a presto. Caro Luciano, sono già passati 25 anni da quando è arrivato qui tra noi. Ha sempre detto di volere un gruppo di giovani che animassero la parrocchia. Eccoci qui a dirle semplicemente grazie. Grazie perché ci ha supportato ed ascoltato.
Grazie perché ha discusso con noi. Grazie perché siamo cresciuti e stiamo crescendo insieme. Grazie perché canta con noi durante la messa. Grazie per i cioccolatini, i ghiaccioli. Grazie per aver giocato con noi e per aver sempre vinto a biliardino. Grazie per dirci i risultati delle partite e qualcuno di noi la perdona per la sua fede interista. Grazie per essersi travestito da indiano. Grazie per tutte le storie e le avventure che ci ha raccontato. Dal salame del venerdì di Quaresima ai buchi sul muro per liberarsi di un piccolo topolino. Insomma, noi gli auguriamo di avere ancora un po' di pazienza, tanta, per sopportarci. Tanto lo sappiamo che lei con noi si sente giovane. Buon cammino! Grazie Don, volevamo solo dirle che per noi è un giorno molto speciale. Oh! Oh! Tanti auguri! Don! Caro Don Giacomo, 25 anni fa, dopo qualche settimana dal suo ingresso in parrocchia, ho avuto la felice occasione di incontrarla, proprio qui, nella sua chiesa. È stata per me un'opportunità speciale. Infatti, grazie a lei, sono diventato un parrocchiano torazzese d'adozione. Lei rappresenta un esempio formativo e una guida sicura per i parrocchiani di tutte le età. Oggi, con un po' di commozione, mi unisco a tutta la popolazione di Torrazza Coste per ringraziarla per la sua generosa attività pastorale e per augurarle ogni bene e serenità. Con tanto affetto, grazie di cuore, Don Giacomo. Siamo molto felici del suo operato. Auguriamo al nostro Don tante cose buone. Pregheremo la Madonna del Carmine. Pregheremo? Sì. La Madonna del Carmine perché la Madonna del Carmine perché le consiglia tante salute di rimanere qua per tantissimi anni con noi. Bravo, 25 anni con noi. Va bene? Così. There was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. Maybe before, I know this room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march, it's a cone and it's a broken hallelujah, hallelujah, hallelujah. Time you left.
let me know what's real and going on below. But now you never show it to me, do you? And remember when I moved in you, the holy dark was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah, hallelujah. God above, and all I ever learned from love was how to shoot at someone who outdrew you. And it's not a cry you can hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a